Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile Felice. Oggi prepariamo le cotolette alla milanese. Per ogni persona utilizzeremo una costoletta con osso di 400-500 g, di vitello o di manzo giovane, pane grattugiato, un uovo, sale, pepe, aromi e 100 g di burro. Proseguiremo in questo modo. Versate il pane grattugiato in un contenitore basso e capiente. Aggiungete anche il pepe, il sale e aggiungete anche gli aromi, un trito fine di erbette varie. Mescolate tutto accuratamente. In un altro contenitore basso e largo rompete l'uovo e sbattetelo con moderazione in modo che sia ben amalgamato ma non inglobi troppa aria, non sia troppo spumoso. Con un coltello affilato separate la carne dall'osso solo fino a poco più della metà. Coprite la costoletta con un foglio di carta forno e con il pestacarne pestate fino ad ottenere uno spessore che non sia più alto di un dito. Utilizzando sempre una lama affilata e facendo molta attenzione, togliete o tagliuzzate i bordi in modo che la carne in cottura non si arricci. Oltre ai bordi, se volete, potete eliminare anche le parti che sono più grasse. Quando la costoletta sarà pronta, passatela nell'uovo. Fate in modo che ne sia ben impregnata. A questo punto, passate la costoletta dentro il pane grattugiato condito. Fate anche qui in modo che ne sia ben impregnata, coperta completamente. Quando la costoletta sarà ben ricoperta di pane grattugiato condito, mettetela sul foglio di carta forno, prendete il batticarne e battete leggermente. Ripassatela di nuovo nel pane grattugiato. E adesso la nostra costoletta è pronta per essere cotta. Versate il burro in una padella capiente. Quando si sarà sciolto del tutto, mettete la cotoletta dentro il burro e cuocete 3 minuti per parte a fuoco medio. Se dovete cuocere più di due cotolette, conviene utilizzare il burro chiarificato, cioè un burro che abbia un punto di fumo che è superiore ai 120 gradi. Per ottenere il burro chiarificato procedete così: mettete il panetto di burro a sciogliere in un pentolino a bagnomaria e quando si sarà sciolto mettetelo a raffreddare. Quando si sarà raffreddato, tutte le proteine del burro saranno precipitate e sulla superficie resterà una massa gialla. Quella massa gialla è il burro chiarificato, che è adattissimo ad essere utilizzato per friggere, specialmente le costolette alla milanese. Quando sarà trascorso il tempo, girate la cotoletta sottosopra e dopo fate cuocere anche in piedi, in modo che l'osso sia cotto da tutte le parti. Servite subito. Adesso ne tagliamo un pezzo e vediamo com'è dentro. Deve essere rosa. Che meraviglia! Per altre preparazioni vi aspettiamo su questo canale. Arrivederci alla prossima ricetta.